Buonasera a tutti e bentornati a Code School. Questo pomeriggio, come annunciato, programmeremo con App Inventor e quindi svilupperemo un'applicazione per dispositivo mobile, e l'applicazione che abbiamo in mente di sviluppare è un contapassi. Quindi ancora una volta utilizzeremo gli accelerometri e sfruttiamo le conoscenze e le abilità acquisite l'ultima volta che abbiamo utilizzato gli accelerometri. Vi ricordo che l'avevamo fatto per realizzare un'applicazione che abbiamo chiamato Gravity, e l'applicazione Gravity non faceva nient'altro che visualizzare il vettore rappresentativo dell'accelerazione di gravità. Sulla scorta di quell'applicazione già sviluppata, che quindi ci consentiva di leggere e interpretare le tracce degli accelerometri, oggi cerchiamo di fare qualcosa di ulteriormente utile, che è l'individuazione della variazione delle tracce degli accelerometri data dal fatto che la persona che ha in mano o in tasca lo smartphone stia camminando. Questo che vedete è una traccia, anzi sono tre tracce sovrapposte degli accelerometri triassiali, e quindi della componente X, della componente Y e della componente Z degli accelerometri che ho registrato poco fa con il mio smartphone camminando lungo il corridoio del mio ufficio. Allora, come vedete, queste tracce sono periodiche, cioè si ripetono con buona approssimazione periodicamente, e ogni periodo, che è grosso modo individuato da questi picchi più ripidi e da questi picchi meno ripidi, corrisponde ad un passo. Perché ci sono picchi più ripidi e picchi meno ripidi? Perché io tenevo il cellulare nella tasca destra. Quindi, quando appoggiavo a terra il piede destro, l'accelerometro aveva una sollecitazione più brusca, perché era più direttamente collegato alla pressione del mio piede sul pavimento. Quando invece facevo il passo con la sinistra, subiva comunque un'accelerazione simile, ma meno brusca. Complessivamente, quindi, a me interessa, per contare i passi, contare questi picchi. Ma notate che questi picchi hanno caratteristiche fortemente irregolari. Allora, una premessa, scusate. Quello che stiamo facendo, capite bene, che non è ancora programmazione, ma è l'analisi del problema. Ogni volta che si vuole affrontare un problema, e quindi non ci si pone semplicemente la finalità di fare un esercizio di programmazione, ma si parte dalla specifica di un problema, bisogna capire a fondo il problema e concepire un modo per risolverlo. Quindi a noi interessa usare le tracce degli accelerometri per contare i passi. Quindi prima di tutto dobbiamo vedere come sono fatte le tracce degli accelerometri quando si cammina. Ebbene, le tracce sono quelle che stiamo vedendo. Gli accelerometri sono triassiali e convenzionalmente X, Y e Z sono tre coordinate dello spazio, tridimensionale per l'appunto, che sono riferite al nostro smartphone, non all'orientamento nello spazio, non alla direzione in cui ci stiamo muovendo, non all'idea di verticalità o orizzontalità, perché queste cambiano a seconda di come noi teniamo lo smartphone. Quindi il primo problema che ci dobbiamo porre è che se di queste tre tracce apparentemente una ci sembra più significativa delle altre, a priori noi non possiamo sapere quale delle tre sarà più significativa, perché non possiamo imporre alla persona che vuole usare il telefonino come contapassi di tenere il telefonino in una posizione prestabilita. Quindi le tracce le analizziamo per ora nella loro generalità, nella loro globalità, e quello che possiamo osservare, guardando in particolare la traccia rossa, che è quella più macroscopica, è che in ogni caso la regolarità, ovvero la periodicità di queste tracce, si riscontra in tutte e tre. E quella rossa in particolare è quella che io commentavo dicendo che presenta una serie di picchi verso l'alto qui e poi una serie di picchi verso l'alto meno bruschi ma più larghi qui. Questo era il passo fatto con il piede destro, questo il passo fatto con il piede sinistro, tenendo il telefonino nella tasca dei pantaloni dalla parte destra. Ok? Per evitare di... Allora, intanto cerchiamo di capire perché le cose vanno in questo modo. Dunque, l'accelerazione, come abbiamo visto durante lo sviluppo della precedente applicazione,
risente ovviamente della forza di gravità. Quindi, siccome all'interno del nostro smartphone l'accelerometro triassiale ha fondamentalmente una massa inerziale di cui percepisce lo spostamento rispetto a una posizione di riposo, questa massa viene attratta tanto dalla forza di gravità quanto per reazione dalle accelerazioni a cui noi sottoponiamo lo smartphone. Quindi immaginiamo che cosa succede se noi teniamo lo smartphone con la coordinata, diciamo Y, visto che è quella rossa, lungo la verticale. Quello che accadrà è che la componente Y dell'accelerazione sarà circa pari a 9,8, che è la forza di gravità. Se noi diamo un'accelerazione brusca verso l'alto del nostro telefonino, che cosa succede? Che la reazione inerziale di questa massa si somma alla forza di gravità e quindi noi avremo un picco dell'accelerazione lungo la componente Y. Quando invece noi diamo un'accelerazione verso il basso del nostro telefonino, la componente che viene misurata si sottrae alla forza di gravità ed ecco che noi abbiamo un avvallamento. Quindi, siccome camminando noi facciamo subire al nostro telefonino queste oscillazioni verso l'alto e verso il basso, ecco che vediamo questo alternarsi di picchi e di avvallamenti lungo le tracce che si ripetono periodicamente. Il primo problema quindi da affrontare è quello di scegliere qual è la traccia significativa delle tre. L'idea che vi propongo e che vi mostro nel foglio successivo in cui ho fatto una semplicissima elaborazione, anzi non nel foglio successivo, scusate, prima ve la faccio vedere qua, è questa che ho chiamato modulo e che non fa nient'altro, ve lo mostro qui, che prendere le tre componenti e comporle. Come si fa a comporre tre componenti di un vettore per capire quanto lungo è il vettore? Si sommano i loro quadrati e si estrae la radice quadrata della somma. Quindi la radice quadrata di x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato ci dà il modulo della forza, ovvero dell'accelerazione complessivamente registrata dagli accelerometri. Questa traccia è quella che si chiama modulo e adesso la rendo evidente per mostrarvi qual è il suo andamento. Eccolo qua. Vedete che questa traccia verde che è comparsa ora ha un andamento molto simile alla traccia rossa, quindi a quella più evidente delle tre tracce che vedevamo prima. Però questo ha un vantaggio grosso rispetto alle altre tre, che è indipendente dall'orientamento del telefonino. Cioè, se io adesso ripetessi questo esperimento tenendo il telefonino orientato in un altro modo, magari la traccia dominante non sarebbe più quella Y, sarebbe la traccia X o la traccia Z, ma la risultante delle tre forze sarebbe la stessa e avrebbe lo stesso andamento. Ecco allora che siccome abbiamo la fortuna di avere una traccia indipendente dall'orientamento che diciamo mostra lo stesso andamento periodico e apparentemente consente di riconoscere i passi, su questa ci concentreremo. Dopodiché, per ulteriori diciamo riflessioni sul problema che dobbiamo affrontare, ho fatto ulteriori elaborazioni che vediamo in quest'altro foglio, dove la traccia complessiva, quindi quella con le tre componenti sommate vettorialmente, è stata ulteriormente rielaborata sottraendo 9,8, che è il valore dell'accelerazione di gravità, e quindi vedete che adesso queste tracce sono centrate sullo zero, mentre prima erano tutte spostate verso l'alto. E l'altra cosa che ho fatto è quello che si chiama uno smoothing, cioè le ho rese un po' più dolci di come erano prima. Come ho fatto ad ottenere questo effetto? Il mio telefonino campiona le tracce degli accelerometri 100 volte al secondo, per cui campionandole 100 volte al secondo si accorge anche di variazioni molto piccole e questo dà luogo a quell'alternanza di picchi verso l'alto e verso il basso che rischiano di distrarci, diciamo, dall'andamento complessivo. Se noi invece campioniamo le tracce degli accelerometri, quindi leggiamo il valore degli accelerometri meno frequentemente, quello che otteniamo è un andamento più dolce.
Questo SMUS 10 è ottenuto facendo la media di 10 valori di 10 campioni, scusate, e quindi corrisponde grosso modo ad un campionamento fatto 10 volte al secondo anziché 100, mentre questo SMUS 20 corrisponde ad un campionamento fatto 5 volte al secondo. Come vedete, l'andamento è molto più dolce e questa volta quello su cui voglio farvi riflettere è che scopriamo che l'andamento di queste tracce è grosso modo tra meno 5 e più 5 e si alternano ad ogni passo delle zone sopra lo 0 e delle zone sotto lo 0. Quindi l'applicazione che svilupperemo cercherà di riconoscere l'alternanza di questi tratti positivi e tratti negativi di questa traccia elaborata, in particolare riconoscendo come passo il susseguirsi di una parte positiva e di una parte negativa. Quindi ogni volta che si riconoscerà che c'è stato un tratto sopra lo 0 e un tratto sensibilmente sotto lo 0, si incrementerà il contapassi di 1 riconoscendo che è stato fatto un nuovo passo. Okay? Bene, questa è l'analisi del problema. Adesso vediamo come sviluppare un'applicazione che implementi la soluzione che abbiamo appena concepito. Prima di tutto, prima di iniziare a programmare, se avete dei dubbi, delle domande o qualcosa che non avete capito o che volete propormi di diverso rispetto a quello che vi ho appena detto, scrivetelo pure in chat e ne tengo conto con piacere e vi rispondo. Nel frattempo, in attesa di vostre eventuali domande, io vi ricordo che andiamo dentro l'applicazione sviluppata dall'MIT, o meglio l'ambiente di sviluppo che si chiama App Inventor, in particolare App Inventor 2, lo trovate a questo indirizzo, potete entrare con un qualunque vostro account Gmail, io sono entrato con un account che ho creato per CodeSchool che si chiama codeschool.info e dal menu Project avvio un nuovo progetto che chiamo Step Counter. Ed eccoci nell'ambiente di sviluppo che abbiamo già visto la volta scorsa. Questo ambiente di sviluppo si compone di una parte che rappresenta lo schermo in cui disegneremo l'interfaccia procurandoci tutti i componenti di cui abbiamo bisogno e di un'altra parte invece a cui accediamo cliccando su questo pulsante Blocks in cui andremo a sviluppare effettivamente l'applicazione, cioè a scrivere, componendo comunque dei blocchi graficamente, a scrivere il codice che implementa ciò che abbiamo appena deciso di fare. Essendo un'applicazione che deve contare i passi, abbiamo bisogno che l'interfaccia ci faccia comparire il risultato di questo conteggio. Non solo, potremmo anche voler dire all'applicazione a un certo punto di resettare il conteggio, quindi azzerare il conteggio e ripartire. Allora, quello che ci procuriamo innanzitutto sono un pulsante di reset che apparirà sullo schermo e premendo il quale annulleremo il conteggio ottenuto fino a quel punto e una scritta che cambierà presentandoci il valore del numero di passi contati fino a quel punto. Quindi introduciamo un elemento che è un pulsante, questo pulsante lo chiamiamo reset, possiamo decidere di dargli una forma, ad esempio possiamo arrotondarlo, possiamo anche decidere di cambiarne la dimensione, vediamo un po' come si fa, ad esempio qua si può dire che sia largo quanto l'intero schermo, indipendentemente dall'orientamento dello schermo, quindi se noi poi ruoteremo il nostro cellulare questo si disporrà orizzontalmente e quindi diventerà più largo, e questo sarà il pulsante che dovrà essere premuto per azzerare il conteggio. Dopodiché abbiamo bisogno di rappresentare il valore dei passi contati.
E per questo utilizziamo un'etichetta, questa che si chiama label. Quindi prendo la label, la trascino qua, ed ecco che appare qui la label a cui do un nome, che è anche il valore iniziale con il quale, se il codice non dirà di fare nient'altro, questa apparirà quando lanceremo l'applicazione. Anche per la label posso cambiare alcuni parametri, ad esempio posso cambiare la dimensione dei caratteri, posso renderla ancora più grande, visto che è l'unica cosa che dovrà essere scritta sul mio schermo, posso farla grande quanto voglio. Posso metterla al centro e per metterla al centro faccio una cosa di questo genere, quindi prima allargo la dimensione della finestra di testo e poi dico di allinearla al centro, e dal punto di vista grafico non ho bisogno d'altro, quindi la mia interfaccia è questa. Ma non sono finiti gli elementi che devo procurarmi, e in particolare vado nel menu Sensors per prendere gli accelerometri triassiali. Gli accelerometri, quando li trascino nell'interfaccia grafica, non lasciano traccia perché sono componenti non visibili. Gli accelerometri sono dei sensori e come tali la mia applicazione li potrà utilizzare, ma non hanno alcun effetto sull'interfaccia, a meno che non sia io a condizionare l'interfaccia al valore degli accelerometri. Infine mi procuro un altro componente che trovo dall'interfaccia utente, che è questo che si chiama clock, e del componente clock poi vi dirò. Per ora mi limito a procurarmelo, lo inserisco qua e come utilizzarlo diventerà chiaro in seguito. Lo utilizzeremo prevalentemente per dare una idea del tempo alla nostra applicazione. Quindi il clock è un timer, una sorta di sveglia che ogni intervallo di tempo prefissato genera un evento che il nostro programma potrà usare per sincronizzarsi. L'intervallo di tempo tra due eventi generati dal clock è quello specificato in timer interval, e questo intervallo è specificato in millesimi di secondo. Quindi di default, cioè appena noi istanziamo il clock, vediamo che questo è settato a 1000. Cosa vuol dire? Vuol dire che viene generato un evento al secondo. Un evento al secondo per le esigenze della nostra applicazione è un po' troppo poco, per cui noi possiamo dire ad esempio 100 millisecondi, che corrisponde a un decimo di secondo, e quindi questo clock genererà 10 eventi al secondo. Questi 10 eventi al secondo corrisponderanno grosso modo agli intervalli di osservazione degli accelerometri che renderanno le tracce così dolci, diciamo, come l'ultimo degli andamenti che vi ho mostrato quando analizzavamo ancora il problema. Ok, abbiamo tutti gli elementi, andiamo a scrivere il programma. Allora, come scriviamo il programma? Per iniziare, vediamo di dire che cosa vogliamo che accada quando viene premuto il pulsante 1. Che vi ricordo, il pulsante 1, button 1, è quello che per noi rappresenta il reset. Questo potrà essere premuto anche all'attivazione dell'applicazione, semplicemente per far partire il primo conteggio. Quindi possiamo immaginare che tutto inizi da lì. Per ognuno dei componenti che abbiamo aggiunto all'interfaccia, noi troviamo qua dei sottomenu che ci mettono a disposizione dei comandi, ovvero delle istruzioni specifiche per quel componente. In particolare, quello che facciamo alla pressione del pulsante è, tra le altre cose, settare alcuni parametri degli accelerometri: la sensibilità, e un'altra cosa che settiamo è quello che si chiama l'intervallo minimo.
Allora, questi li settiamo rispettivamente a 1 e a 0,1 e per settarli dobbiamo prendere delle costanti che prendiamo da qua, quindi qua scrivo 1 e qua scrivo 0,1. Volendo potete provare poi nelle versioni dell'applicazione che state magari già sviluppando o che svilupperete in seguito, potete provare l'effetto delle variazioni di questi parametri semplicemente cambiando questi numeri, ricompilando l'applicazione e reinstallandola sul vostro smartphone, oppure semplicemente collegando il vostro smartphone all'applicazione già durante lo sviluppo, attraverso l'applicazione App Inventor Companion, che è un'applicazione Android che potete trovare, questo non l'ho detto all'inizio di questo incontro perché l'avevo già detto diverse volte precedenti, ma questo ambiente di sviluppo ha un'applicazione Android abbinata che consente di vedere immediatamente sul vostro smartphone l'effetto di ciò che programmate. Quindi voi potete scaricare l'applicazione AI Companion e cliccando su questo link vi compare un QR code fotografando il quale si sincronizza il vostro smartphone allo sviluppo che stiamo facendo insieme in cloud. A questo punto ogni modifica che voi fate al codice si ripercuote direttamente nell'applicazione sul vostro smartphone che vi consente di vederne l'effetto. Detto questo, vado avanti e decidiamo che effetto deve avere il pulsante di reset. Allora, il pulsante di reset deve resettare il conteggio, quindi deve azzerare il conteggio, ma il conteggio dovrà essere tenuto da una variabile. Ed ecco allora che ci procuriamo una variabile alla quale diamo un nome, ad esempio la chiamiamo steps, cioè numero di passi. Questa è una variabile globale e la inizializziamo a zero. In questo modo la variabile è inizializzata a zero, ma vogliamo anche che venga riazzerata ogni volta che premiamo il pulsante. Allora andiamo dal menu Variable e usiamo il costrutto set per dire che la variabile globale steps deve essere riportata a 0 ogni volta che premiamo questo pulsante. L'altra cosa che dico, andando nel menu label, è che anche l'etichetta che vi ricordo ho chiamato steps, io voglio che venga modificata non appena faccio il reset della variabile, rappresentando la variabile di conteggio. Quindi, se io prendo set label1 text2, a questo punto posso andare nel menu variable e prendere il get che preleva il valore della variabile step. Allora, che effetto ha questa istruzione qua? Di assegnare alla variabile, scusate, alla variabile, all'etichetta label, che vi ricordo è quella che compare nella mia interfaccia e che inizialmente contiene la parola steps, una nuova parola che nient'altro è se non il valore della variabile di conteggio steps. Nel momento in cui noi premiamo il pulsante, quello che è il pulsante di reset, quindi la parola steps verrà sostituita dal numero 0. Benissimo. L'effetto del pulsante di reset per ora ci basta così com'è. Andiamo a vedere come utilizzare clock. Allora, clock lo utilizzo semplicemente attraverso questo costrutto che viene invocato ogni volta che scatta il timer. Quindi, torno un attimo
nell'interfaccia per farvi vedere che al clock io ho associato un timer interval, cioè un intervallo temporale che è quello che intercorre tra due eventi generati dal clock. Ogni volta che scatta uno di questi eventi verrà invocato questo costrutto e eseguito ciò che io scriverò qua dentro. Perché ragione ho utilizzato questo clock, ho scelto di utilizzare un clock? Per decidere ogni quanto tener conto del valore degli accelerometri. Questa operazione, cioè osservare un sensore a istanti prefissati di tempo, prende il nome di campionamento, perché l'accelerazione è una grandezza che ha valori che variano sempre nel tempo. Il fatto che io decida di osservarli 10 volte al secondo, quindi ogni 100 millisecondi, o se vogliamo ogni decimo di secondo, corrisponde ad una operazione di campionamento che io faccio, cioè io mi limito ad osservare il valore degli accelerometri in quegli istanti di tempo. Ecco allora che mi creo un'altra variabile che chiamo sample, che è il termine inglese per indicare campione o campionamento, e assegno inizialmente a questa variabile il valore 0, adottando la convenzione che quando la variabile sample vale 0, io non osservo il valore degli accelerometri. Quando la variabile sample vale 1, invece lo osservo. Ed ecco allora che ogni volta che scatta il timer, io alla variabile sample assegno valore 1, per indicare che adesso voglio osservare il valore degli accelerometri. Anche questo è fatto e dobbiamo andare a vedere come usare gli accelerometri. Per questo, forse ricordate dalla volta scorsa, che esiste un altro costrutto che è sensibile a eventi di cambiamento del valore degli accelerometri. Ma vi ho detto che gli accelerometri cambiano sempre, quindi se noi mettessimo tutto il codice che vogliamo scrivere semplicemente dentro questo costrutto senza ulteriori controlli, rischieremmo di fare un campionamento troppo fitto e quindi di essere distratti da tutti quegli andamenti altalenanti che avevamo visto inizialmente e che vi rimostro un attimo per farvi capire di cosa sto parlando. Vedete, tutti questi su e giù potrebbero portare la nostra applicazione ad interpretare tutti questi picchi come tanti piccoli passi, mentre noi sappiamo che questo complessivamente è un passo. E se noi facessimo un campionamento troppo fitto, non ce ne accorgeremmo, saremmo distratti da questo andamento altalenante. Torniamo allora alla nostra applicazione e vediamo come possiamo utilizzare la variabile sample per evitare questo fenomeno. Questo lo facciamo con un semplice costrutto condizionale, quindi un controllo, if, che mettiamo qua dentro, dopodiché prendiamo dalla logica un confronto tra il valore della variabile get sample e la costante 1. Quindi che cosa sto dicendo? Sto dicendo che quando l'applicazione rileva una variazione del valore degli accelerometri, o meglio, gli viene notificata una variazione del valore letto dagli accelerometri, verifica che la variabile sample valga 1. Se vale 1 fa quello che scriveremo qua dentro, altrimenti non fa nulla e aspetta che ci sia una nuova notifica di variazione. Ecco allora che soltanto quando la variabile sample vale 1 verranno presi in considerazione gli accelerometri. Quindi questo è l'effetto del campionamento che desideravamo. Ma non dobbiamo dimenticarci di fare una cosa molto importante, guardate, che è questa. Ricordarci di portare immediatamente a 0 la variabile sample, perché altrimenti dopo il primo timer la variabile sarebbe a 1 e resterebbe per sempre a 1.
Ok? Allora, tutto quello che abbiamo fatto fino adesso serve soltanto a creare i presupposti perché noi riusciamo finalmente a scrivere il codice che analizza le tracce e cerca di contare il numero di passi. Quindi ci siamo procurati un pulsante di reset, ci siamo procurati un clock che scandisce gli istanti di campionamento, ci siamo procurati qui un costrutto sensibile alle variazioni degli accelerometri negli istanti di campionamento. A questo punto qua sotto dobbiamo scrivere il codice. Il codice per prima cosa dovrà cercare di stimare il valore dell'accelerazione, cioè del vettore di accelerazione. Per farlo ci procuriamo un'altra variabile, che chiamiamo ad esempio Axel per non scrivere acceleration che è troppo lungo, che inizializziamo anche questa a 0. Mentre qua dentro questa variabile dovrà finalmente essere quantificata leggendo i tre assi degli accelerometri, elevandoli al quadrato, sommandoli e calcolando la radice quadrata, quindi facendo quella operazione che serve a comporre le tre componenti di un vettore per calcolarne il modulo. Okay? Questo non so per quanti di voi sia chiaro quello che sto dicendo, ma fondamentalmente è l'operazione che vi mostravo prima e che vi mostro di nuovo un attimo per chiarezza. Allora, qui abbiamo tre componenti, questa, questa e questa. In ogni istante queste tre componenti devono essere sommate per diventare una sola. E il modo corretto di sommarle è moltiplicare ogni componente per se stessa, sommarla alle altre e calcolare la radice quadrata. Torno alla mia applicazione e vediamo come fare quindi un pochino di elaborazione matematica. Nel menu variabili prendo set, assegno, vi ricordo che set, nome di variabile, to vuol dire assegnare alla variabile il valore che scriviamo qua, ma questa volta non gli assegno il valore di una costante, ma il valore di una elaborazione. Questa elaborazione è un'elaborazione matematica, in particolare un elevamento al quadrato che viene indicato con questo simbolino. Questo simbolino, che è una specie di freccia verso l'alto, indica che questa è la base di una potenza e questo è l'esponente. Quindi la base della potenza che io voglio mettere qua è il valore di una delle componenti dell'accelerometro, in particolare la componente X. Parto dalla componente X e la elevo al quadrato. Per elevarla al quadrato devo mettere esponente 2. Ecco fatto. Dopodiché duplico tutto questo costrutto perché adesso devo al quadrato della componente X sommare il quadrato della componente Y. Ecco allora che prendo un costrutto di somma, che è questo, qua prendo il valore della variabile Axel e al valore che ha già sommo il valore del quadrato della componente Y. Quindi guardate, prima Axel valeva 0, qui vale X al quadrato, dopodiché al valore che già aveva sommo anche Y al quadrato. Adesso cosa mi resta da fare? Sommare anche il quadrato della componente Z. In questo modo ho ottenuto la somma dei tre quadrati. Quello che mi resta da fare è un ulteriore passo di elaborazione matematica. Perfetto, vedo che mi state suggerendo correttamente di utilizzare adesso un altro costrutto matematico che è l'estrazione di radice quadrata, che è questo, vedete, SQRT è un acronimo inglese per square root, quindi radice quadrata. Radice quadrata di cosa? Di se stesso. Ecco fatto. Quindi
In questo modo io mi sono procurato la radice quadrata della somma dei quadrati delle tre componenti, ovvero il modulo del vettore di accelerazione. A questo punto gran parte del lavoro è fatto, perché mi sono ricondotto ad una situazione molto simile a questa, guardate, molto simile a questa traccia qua. Perché dico che la situazione è molto simile a questa traccia? Guardate, elimino una di queste due tracce per chiarezza. È molto simile a questa situazione perché io ho, questo è il tempo, questo è l'andamento nel tempo e questo è il valore del modulo dell'accelerazione. Io ho ottenuto una traccia resa dolce dal fatto che la campiono soltanto 10 volte al secondo e ho un valore che è già la somma delle tre componenti, quindi è come se io avessi una singola osservazione di questo andamento. Adesso cosa devo fare? Devo accorgermi che il valore è negativo e poi diventa positivo. E quando accade questo, prima è negativo e poi diventa positivo, io conto un passo. Poi vedrò che ritorna negativo e ridiventa positivo e conterò un altro passo e così via. E così facendo farò avanzare il mio contapassi. Notate che ci sono ancora dei rischi, perché se vedete che cosa succede qui, vi accorgete che c'è un momento in cui in modo, diciamo così, spurio, cioè in modo indesiderato, la traccia diventa negativa e poi torna per un attimo positiva. Questo rischierebbe di essere confuso per un passo. Allora, guardate che cosa facciamo. Adesso torniamo nella nostra sessione di programmazione e vediamo come gestire questo fenomeno. Allora, innanzitutto, per accorgerci che la persona che ha in tasca il cellulare ha fatto un passo, non ci basta valutare il valore istantaneo dell'accelerazione, ma ci serve riconoscere che prima il valore è negativo e poi diventa positivo. Quindi ci serve verificare che il valore dell'accelerazione così calcolato sia da prima negativo e poi diventi positivo. Come facciamo a farlo? Allora io potrei dire, ma verifichiamo che il valore dell'accelerazione, andando a vedere nella matematica, scusatemi, prendo, anzi, sì, posso prendere questo. Andando a vedere nei costrutti matematici, verifico che anziché essere uguale sia, ad esempio, strettamente minore di 0. Qui ci metto uno 0 che ho già, e quindi lo duplico e lo prendo qui. Qui ci metto un get global access che ho già e quindi lo prendo da qui, anziché andarlo a prendere dai menu. Ecco che io così ho fatto un controllo del valore ottenuto dell'accelerazione e mi chiedo se è minore di 0. Ah, scusate, ho dimenticato una cosa importantissima. Allora, minore di 0 il risultato di questo calcolo non potrà mai essere. Perché non potrà mai esserlo? Perché io ho fatto tutte operazioni i cui risultati sono strettamente positivi. Perché ho elevato al quadrato dei valori di accelerazioni, li ho sommati, allora il quadrato di un qualunque numero è sempre maggiore di 0. La somma di numeri positivi è sempre positiva, la radice quadrata è sempre positiva, per cui è ovvio che il risultato è necessariamente positivo. Perché che cos'è che può andare sopra o sotto 0 come vi mostravo qua? Quello che va sopra o sotto 0 è il risultato di questo calcolo a cui però ho sottratto il valore dell'accelerazione di gravità, 9,1. Quindi 9,81, scusate, quindi devo ricordarmi di farlo anche nel codice ovviamente. Quindi per farlo mi serve un altro pezzetto di matematica, un'altra operazione, in particolare una sottrazione, che al risultato che avevo calcolato prima sottragga una costante che è 9,81, una degna approssimazione del valore dell'accelerazione di gravità.
Ecco qua, adesso le cose sono coerenti. Quindi qua mi chiedo, la risultante di questa forza quindi è negativa? Se sì, che cosa faccio? Allora, in realtà se mi accorgo semplicemente che è negativa, io non so che cosa dire, perché torniamo a vedere la traccia. Se io mi accorgo che è negativa, so che sono in questa parte della traccia, ma non so se sto iniziando un passo, ne ho concluso uno, quindi di per sé il fatto che il valore sia negativo non mi consente di incrementare di uno il contapassi, perché il significato che io attribuisco a queste zone negative è da associare anche al susseguirsi di una zona positiva. Quindi in pratica un passo per me è composto da due fasi, una fase in cui la traccia è negativa, una fase in cui la traccia è positiva. Solo dopo che si sono concluse queste due fasi e si sono alternate correttamente, io so che ho compiuto un passo. Allora, tornando al codice, io mi procuro un'altra variabile che chiamo phase e che inizializzo a zero. Esattamente come ho fatto per tutte le altre variabili che ho utilizzato fino a questo momento. E anziché chiedermi semplicemente se il valore dell'accelerometro è negativo, io prima di tutto mi chiedo se sono nella fase 0. Quindi utilizzo un costrutto che è questo, in cui confronto il valore della variabile phase con la costante 0. E oltre a confrontare questo, sempre dal menu logica, utilizzo un AND che lega questa condizione all'altra che avevo prima. Quindi adesso che cosa mi sto chiedendo? Mi sto chiedendo, sono nella fase 0 o sto aspettando la fase 0 e ho un'accelerazione negativa? Se sì, allora so che sto iniziando un passo. Duplico tutto questo costrutto perché immediatamente dopo mi chiedo se sono nella fase successiva che chiamo 1 e se ho un'accelerazione positiva. Giustamente uno di voi, fatemi vedere chi, Sin Karambir, mi sta dicendo che phase è sempre 0, per cui questa seconda condizione non si verificherà mai. È verissimo, perché fino ad ora non abbiamo mai messo nessuna istruzione che modifica il valore di phase, ma è proprio quello che facciamo ora. Guardate, perché andando nel menu variable, noi mettiamo set phase to e qua ci scrivo 1. Perché ci scrivo 1? Perché l'unica cosa che che in questo momento voglio fare quando mi accorgo di avere un'accelerazione negativa è riconoscere che ho superato la fase 0 e che sta iniziando la fase 1 del passo. Quindi torno ancora a farvi vedere qua. Io mi sono accorto di essere qui e dico, ok, la fase successiva che voglio riconoscere è la fase 1, cioè quella in cui l'accelerazione sarà positiva. Non mi interessa per quanto a lungo resterò qua, io adesso l'unica cosa interessante che aspetto è di essere qui. Quando, dopo essere stato nella fase negativa, entrerò nella fase positiva, saprò di essere finalmente in condizione di aver fatto un passo e di incrementare il contatore. Ok?
Analogamente, dopo aver riconosciuto di essere nella fase 1, io devo mettermi in condizione di riconoscere l'inizio di un nuovo passo. E quindi, dopo aver riconosciuto la fase 1, dovrò riportare a zero la fase. E questo sarà l'alternarsi dei miei passi. Ma non basta che io riconosca l'alternarsi dei passi, bisogna anche che, dopo aver compiuto un intero passo, finalmente aggiorni la variabile di conteggio, che vi ricordo è questa qua su. Quindi prendo la variabile steps e la variabile steps deve essere incrementata, quindi vado nel menu matematico e prendo un più e sommo la costante 1 al valore precedente della variabile steps. Quindi in questo modo io sto incrementando il contatore dei passi. Ora non mi resta che mostrare il risultato di questo incremento, cioè aggiornare l'etichetta che comparirà sullo schermo del cellulare dell'utente per mostrare il valore aggiornato della variabile di conteggio. In questo modo abbiamo fatto tutto quello che serve per riconoscere il fatto di aver compiuto un passo, per incrementare di conseguenza il contatore, e mi stanno chiedendo giustamente se sono sicuro che funzioni. La risposta è no. Allora, perché la risposta è no? Innanzitutto è no perché ogni volta che si scrive del codice, purtroppo la certezza che funzioni non c'è. E come credo di aver avuto occasione di commentare altre volte, la fase di testing e debugging è importante quanto la fase di programmazione, o meglio è parte integrante della programmazione. Quindi, prima di provarlo, il codice, non abbiamo la certezza che funzioni. Quindi adesso è venuto il momento di provarlo e possiamo provarlo. Però, in realtà, la seconda ragione per cui la mia risposta è no, è perché sono certo che non funzioni, e sono certo che non funzioni per via della cosa che ho lasciato in sospeso dal discorso che vi facevo prima. Torno a mostrarvi questa traccia, da cui vedete che le tracce oscillano un pochino attorno allo zero anche quando non dovrebbero. Cioè, mentre a noi piacerebbe riconoscere una bella fase negativa seguita da una bella fase positiva, qua c'è una piccolissima fase negativa seguita da una piccolissima fase negativa che rischierebbe di essere confusa con un passo. Invece, quello che io posso notare è che se tiro una bella riga qua, cioè non allo 0, ma ad esempio a circa 2, visto che qua va da 0 a 5, allora le transizioni spurie come queste piccoline, in realtà sono transizioni che stanno tutte ben al di sotto del valore 2 che io potrei individuare tirando una riga. Mi suggerisce qualcuno di voi di contare anche queste piccole transizioni e poi dividere per 2 il numero dei passi, cioè metterle già in conto. Questa è una cosa che si potrebbe fare, ma si potrebbe fare soltanto se avessimo la certezza della sistematicità dell'errore. Mentre queste transizioni sono talmente spurie e poco prevedibili da non darci la certezza che ad ogni passo noi effettivamente le riconosceremo, perché qui ad esempio la fase negativa quasi non c'è. Quindi se noi dividiamo per 2 rischiamo di commettere l'errore opposto, cioè di fare una sovracompensazione. Quindi siccome questo errore è più o meno casuale, noi non possiamo compensarlo semplicemente sottraendo una costante. Invece quello che mi suggerisce Gian qualcosa, uno di voi, è di provare a riconoscere non il fatto di essere di avere un'accelerazione maggiore di 0 o minore di 0, ma minore di meno 2 e maggiore di 2. In questo modo io mi cautelo perché tutto quello che sono piccole oscillazioni tra queste due soglie non vengono tenute in considerazione e quindi rendo più robusta la mia applicazione.
Questo è un parametro che, come gli altri che abbiamo commentato prima quando abbiamo parlato della sensibilità e del minimum interval degli accelerometri, sono parametri che vanno ad alterare la sensibilità della nostra applicazione. Quindi potrà succedere che, provando l'applicazione, voi vi accorgiate che alcuni passi non vengono conteggiati, oppure che alcuni passi vengono conteggiati due volte. Allora, cosa vuol dire? Se il vostro contapassi conterà troppi passi, secondo voi come dovete agire su questi parametri? Bisogna aumentarli, esatto. Cioè bisogna aumentarli in modulo, cioè bisogna aumentare quella fascia di tolleranza in cui non vengono contate le transizioni, ad esempio mettere meno 3 qui e più 3 qui, oppure meno 4 e più 4 come suggerisce Tiziano. Se invece il contapassi contasse meno passi di quelli che effettivamente fate, allora dovreste fare il contrario, cioè dovreste ridurre il valore assoluto di questi valori. Ok? Bene, io direi che è venuto il momento di provarla però questa applicazione, perché abbiamo programmato troppo senza provare nulla. Per cui io vado nel... Allora, possiamo fare due cose. Chi di voi ha sincronizzato la propria applicazione a App Inventor può semplicemente cliccare su AI Companion, scansionare il QR code e provarla. Per tutti gli altri invece si può fare così. Si può fare il build e quindi compilare l'applicazione. È quello che provo a fare io. Quindi provo a compilare l'applicazione. L'applicazione viene compilata dal server. Terminata la compilazione verrà presentato un QR code che sempre con App Inventor Companion potrà essere scansionato anche quando il App Inventor non è sincronizzato alla sessione di sviluppo. Ecco qua il QR code, lo sto scansionando. Adesso attendo che il cellulare reagisca alla scansione, mi propone di installarlo, io scelgo di farlo con il package installer, mi chiede l'autorizzazione ad installarla, la installo, mi propone di aprirla e la apro. Allora, innanzitutto vedo che mi compare il pulsante di reset e la scritta steps, e cliccando sul pulsante di reset la scritta steps si trasforma in 1-0. Ora metto il cellulare in tasca, perdonatemi, ma devo fare questa operazione per testarla, perché per ora vedo subito che facendo semplicemente oscillare il cellulare effettivamente il conteggio cambia. Lo metto in tasca e faccio qualche passo per l'ufficio. E la mia ha funzionato. Quindi ora la mia applicazione ha contato correttamente i passi che ho fatto nel mio ufficio. Potete provare a fare altrettanto e, a seconda di qual è la sensibilità degli accelerometri del vostro telefono, l'applicazione potrebbe richiedere una taratura diversa da quella che io vi ho proposto. Così come il contapassi non è a prova d'errore, cioè è soggetto ad errori. Prima qualcuno di voi diceva: che cosa succede se il cellulare cade? Beh, se il cellulare cade, a parte che speriamo che non si rompa, ma senz'altro subisce delle sollecitazioni che possono essere fraintese con un passo. Ma tenete conto che un contapassi non è un'applicazione soggetta a particolari requisiti di accuratezza e di sicurezza, cioè se noi la utilizziamo per verificare durante un allenamento quanti passi facciamo, se anche qualche passo lo contiamo in più o qualche passo lo contiamo in meno, l'importante è che a grandi linee abbiamo un'idea dell'ordine di grandezza dei passi che abbiamo fatto.
Così come potete provare se l'applicazione funziona anche tenendo il cellulare nel taschino della giacca oppure tenendolo in mano e così via. Potete provare se funziona anche correndo, ma fondamentalmente i principi di analisi del problema e di programmazione di un contapassi sono quelli che abbiamo visto insieme nel corso dello sviluppo di questa semplice applicazione. Per cui ritengo che l'incontro si possa ritenere concluso qua. Devo dire che è stato stranamente poco istruttivo dal punto di vista del debugging, perché ci è andata bene al primo colpo, però, ripeto, non è una cosa che di solito avviene, quindi questa volta siamo stati fortunati. In realtà siamo stati fortunati per un pelo, perché alcune cose me le ero dimenticate e me le sono ricordate in extremis, tipo il fatto di sottrarre la componente dell'accelerazione di gravità. Se non l'avessi fatto non avrebbe funzionato nulla. Qualcun altro mi ha suggerito che stavo dimenticando di aggiornare la variabile phase utilizzata per l'alternanza delle fasi positive e negative e così via. Ora, quello che farò è generare l'APK, quindi generare da questa applicazione una versione che possa essere poi scaricata e installata stabilmente sui cellulari, oltre che, come al solito, pubblicare su YouTube il videolog di questa sessione. E l'altra cosa che renderò disponibile è il sorgente, in modo tale che chi di voi non avesse fatto in tempo a seguire l'esercitazione programmando a sua volta una propria versione, possa prendere il codice già scritto insieme e partire da lì per, ad esempio, modificare i parametri per rendere l'applicazione più performante sul proprio telefono o più accurata in base alla sensibilità degli accelerometri di cui siete dotati. Bene, vi ringrazio per aver partecipato e vi ricordo che lunedì sera alle 10 ci vedremo per parlare di intelligenza artificiale. Arrivederci a tutti.